La Commissione europea gli ha detto non potete assolutamente farlo perché è contro le direttive europee. Su questo avete costruito un'immagine e una campagna di immagine enorme. Secondo Borghezio, avete stanziato 3 milioni di euro, l'ha detto oggi Marone, tuo compagno di partito, per interventi di tipo schedature. E ad oggi il governo, non parlo delle amministrazioni locali, non hanno stanziato un euro per gli interventi sociali. Non hanno stanziato un euro. Come medico ti dico che per capire cosa va fatto qua, sono medico specializzato in igiene pubblica, non ho bisogno di venire a chiedere come Croce Rossa come stanno, perché se non ci sono le fogne non c'è l'acqua potabile. È chiaro che cosa va fatto per evitare le infezioni. Bravo, signor professore, hai detto delle cose difficilmente contestabili. Mi permetto solo di dirti come mai non le hai dette al precedente governo. Guarda, l'abbiamo dette anche al precedente governo. Siamo scontrati pesantemente con Veltroni quando dopo la vicenda Reggiani ha voluto espellere la popolazione, ha fatto la crisi addirittura con la Romania. Quindi, che vorrei fare adesso subito, fare una mediazione, un Ron che fa umiliazione tra due parlamentari. Che significa? Non vorrei che qualcuno specula sulla pelle nostra. Soprattutto io non sono un politico, non entro nella politica, voglio creare, soprattutto dare la possibilità alla mia gente, la comunità rom che vive in Italia, un'uguaglianza, un diritto e di avere una dignità di vivere. Tutti c'è due coglioni, hai una massella che c'è due budella, i maschili che c'è due maschi, non posso dire come si dice. Adesso io diciamo, sono qua, mi hanno sequestrato, non mi liberano se non metti la luce. Noi siamo sotto presidio, onorevole. Sono Borghetti, io il solito rompiscatole. Lei è molto gentile. Sono qui durante la visita della commissione. Sono rimasto qui volontario prigioniero dell'accoglienza gentile e simpatica di una casa di persone che vengono dalla Macedonia. Interrogando qui i ragazzini che esponevano i loro problemi, è saltato fuori che da aprile, dice uno, non riusciamo a fare i compiti perché ci hanno tolto la luce con la questione del... esatto. Ora, stamattina, nelle nostre audizioni, abbiamo detto chiaramente che uno degli obiettivi prioritari è quello dell'integrazione attraverso la scolarizzazione dei bimbi. Ecco, mi domando, con i dovuti e con il dovuto sostegno di cui non dubito, conoscendo sia il sindaco sia Di Marone, che adesso riusciremo a cercare, io attiverò immediatamente, possiamo prendere un impegno con questi bambini che il problema del fatto che possano fare i compiti, sia la luce per fare i compiti, è vero, al limite forse anche la protezione civile può assicurare. Casilino 900, sì. Io vorrei fare una foto sotto una scrittura, se la vuole vedere onorevole. Senti. Figli dello stesso padre, che l'abbiamo fatto noi. E questo piazzale è diventato anche un po' di... Io ci ho messo 15 anni a crearmi una cattiva reputazione, e per colpa tua me la devo rovinare. Scusa, calma. Possiamo farla una. Sotto questo, che bello. Vabbè, questa è una scritta di piano. Con voi sono una bella. Ciao ragazzi, visto che appuntamenti è una macchina di... Io adesso, l'altro lasciato.